Allora, nella sua relazione oggi conclusiva, che cosa dirà? Posso anticiparvi che premetterò, prima di iniziare la relazione, che riguardo questo fatto che un po' ha agitato le acque di questo ricorso, che il relatore ha ricevuto ieri, ritengo che si tratti di una materia comunque interna al processo stesso, non interna al procedimento che stiamo esaminando noi oggi. Quindi da questo punto di vista io svolgerò regolarmente la mia relazione, perché questo ricorso non ha attinenza con quello che sta facendo il relatore. Potrebbe essere, casomai, se lo ritenesse fondato, la difesa di Berlusconi o il Presidente a sollevare una questione riguardo al nesso che c'è tra questo ricorso e la questione di cui noi ci occupiamo qui, la decadenza. Se non accade nulla di tutto ciò, il relatore può solo andare avanti e ignorare il ricorso. Questa è la situazione. È un ricorso del quale oggi lei e la Giunta non terrete conto. È un ricorso sul quale il relatore non ha modo di esprimersi in alcun modo, perché è un atto totalmente collaterale rispetto all'attività che sta svolgendo la Giunta adesso, esterno, che potrebbe incidere o non incidere, questo dipende da come andrà, ma che comunque, se la difesa di Berlusconi non pone come un elemento da valutare con attenzione, o se il Presidente nella sua autonomia nell'organizzazione dei lavori non ritiene di farne oggetto di attenzione, insomma, il relatore non può fare altro che seguire la procedura e andare avanti con la relazione di replica. Non avrebbe effetti a meno che il Presidente, perché la difesa... Il Presidente è dubito che ci avrebbe già fatto sapere, la difesa anche ci avrebbe fatto sapere. Ok, quindi non dovrebbe avere effetti. Quindi ad occhio non dovrebbe avere effetti. Io farò adesso la mia replica. Questa tecnica del melodramma che anima questo dibattito è manifestamente infondata, nel senso che, come accade sempre, la cosa più probabile poi, e quindi evidentemente quelli del PDL voteranno a favore della permanenza del Senato di Silvio Berlusconi e quelli che si stanno schierando qui voteranno contro.